bilancio, diciamo che in termini di legge abbiamo avuto entrate per circa 68 milioni di euro e investimenti importanti in viabilità, scuole e ambiente. Queste sono le tre tematiche che oggi la provincia ha rivoluzionato. La provincia per la prima volta ha ridotto il deficit da 18 milioni di euro rispetto ai 21 milioni di euro del 2020, con un disavanzo appunto di 23 milioni di euro. Un passo importante, e questo grazie al consigliere provinciale il dottor Marco De Doni, che poi eventualmente dirà, chiederà un po' un pochettino più sullo specifico. La provincia, dopo il rendiconto 2021, questo lo diciamo in maniera anche abbastanza chiara, non è da considerarsi in condizioni strumentalmente di girare per la prima volta, in quanto i 5 parametri su 8 hanno valori positivi. Da segnalare è che nelle due operazioni di bilancio straordinarie nel 2022, nel settembre 2022, novembre 2022, sono stati stanziati ulteriori 500 euro. Questo sempre grazie a un accurato lavoro degli uffici e del consigliere. Allora, quali sono poi le tematiche che parto praticamente dai parti territoriali? Grazie al lavoro svolto dal nostro vicepresidente Bonaccini, che ha portato avanti questo, secondo noi, questo importante progetto che con esito positivo prevede le erogazioni di circa 9,5 milioni e mezzo di euro, di cui 5 milioni diciamo, interventi infrastrutturali dei comuni, 4 milioni più e mezzo di euro per iniziative territoriali. Abbiamo poi delle politiche europee, la provincia di Ascoli Piceno è capofila nel consorzio del Piceno Air for Mobility, di cui fanno parte le scuole superiori del territorio, con altri organismi, tra cui il PIM, associazioni culturali, ambientali e così via. Tutto questo per gestire tre progetti per un budget totale di circa 740.000 euro. I tre progetti assegnano circa 260 borse a studenti del Piceno per lo svolgimento di un'esperienza formativa. Quindi anche questo è un elemento importante per le politiche europee, il progetto Erasmus, per coinvolgere anche la formazione scolastica. Passiamo alla viabilità. La viabilità è un elemento un pochettino importante come il patrimonio scolastico. Allora, gli investimenti sono circa 38 milioni di euro. Nel 2022 il piano pubblico è di 21 milioni di euro tra interventi completati e interventi appunto da completare. Sicuramente la viabilità del Piceno è una viabilità che ha mille criticità. Sono 920 km di strada con criticità importanti. E stiamo cercando in qualche modo di fare una programmazione, un programma che ci permette di iniziare una programmazione. Però voglio dire quello che sono fatto nel 2022. Nel 2022 gli investimenti fatti sono 900.000 euro per la Milanotese, la strada SP93, 900.000 euro per l'SP1, che è lo studio superiore, che sono investimenti fatti, l'SP187.000 per 800.000 euro, l'SP4 a Pignanese per 500.000 euro, l'SP253 a Quagliare Castagnano per 100.000 euro. Ultimati in fase di collaudo tecnico amministrativo il lavoro dell'SP43 in Messina per circa 6 milioni di euro. Allora, in più abbiamo portato avanti il decreto Ponti e creduti 2.300.000 euro di progettazioni per l'anno 2022 per interventi di qualificazione e potenziamento della sicurezza. Poi parliamo di